Un saluto cari amiche e amici, come state? Ben ritrovati su Milanello, la casa del Milan e dei Milanisti su YouTube. Vi invito come sempre, se non avete ancora fatto, a iscrivervi. Siamo quasi 90.000 iscritti e quindi con il vostro contributo, ovviamente è gratuito, iscrivervi. Eh, arriviamo a 90.000, poi punteremo ai 100.000. Lasciate un like e commentate con il vostro punto di vista. Ehm, C'è una cosa che dobbiamo approfondire insieme, che è un qualcosa anche di misterioso, di. Inspiegabile, andiamo forse nel metaverso. Ecco, concedetemi questa formula. Di fatto, pensando alla stagione del Milan, ovviamente ci sono una serie di delusioni. No, intanto di, di collettivo a livello di campionato, eh, certe peculiarità che sono venute meno, il, il piolismo che è un po' venuto meno. Poi l'altro giorno ho messaggiato, ho commentato, ho risposto a qualcuno di voi. La due per piolismo si intende quel tipo di calcio eh, ben identificato, connotato e, e caratterizzato che era il Milan soprattutto dello scorso anno, ma anche di due anni fa. Un Milan aggressivo, pressing alto, eh, giocatori che vanno tra le linee, sovrapposizioni ritmi e intensità elevate eh, quello obiettivamente quest'anno si è visto poco, poco 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 diciamo che otteniamo risultati quando alziamo l'intensità però la qualità obiettivamente è venuta un po' meno ci sono poi delle situazioni strane il mercato intanto se lo valutiamo oggi è... io non lo nego in estate avevo dato un voto alto al mercato perché forse ero anch'io convinto che che se avevano fatto una cosa del genere lo scorso anno, quest'anno eh, inserendo De Ketelare che pensavo potesse essere quel giocatore che Maldini e Massara credevano potesse essere. Inserendo un giocatore comunque della Premier come Orighi, eh, mettendo Dest che comunque aveva esperienza tra Barcellona e Ajax, eh, un giovane belle promesse come Vranks che chissà poteva essere un nuovo Calulu, Adli del quale io mi ero. Eh, calcisticamente innamorato seguendolo un po' da quando l'abbiamo preso e giocava nel Bordeaux eh, mi dimentico sicuramente qualcuno, il rientro di Povega del quale qui in tanti insomma aspettavamo un ritorno alla base lo volevamo già l'anno prima tante cose non sono andate però poi nell'insieme va analizzata anche la gestione degli stessi eh, sicuramente se un giocatore non gioca ci mette del suo no? Però poi abbiamo anche il caso di. Che, che oggi è quello che veramente si salva ed è promosso, secondo me, al di là dell'ultima partita che non ha fatto bene, ma giù le mani da ciao e ciao. C'è il caso di Ciao che noi fino a un mese fa avremmo detto. perché non gioca, ma se non gioca evidentemente non è all'altezza, avremmo potuto quasi anche noi etichettarlo come un acquisto sbagliato, detto che c'era sempre la speranza di vedere in campo e quindi subentra la gestione. Non è detto che se un giocatore non gioca è perché non merita di giocare. Ci sta anche che la gestione tecnica di questo giocatore, per un motivo, per l'altro, per l'altro ancora o per l'altro ancora, 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 sia magari sbagliata. Non è detto che Mister Pioli abbia sempre azzeccato la gestione. Secondo me su Ciao poi sarà stato pronto dopo, ma uno che uno che è pronto a febbraio, secondo me, è pronto anche a dicembre, o comunque. Lui è entrato nel momento più brutto perché poi si dice su Ciao e eh, mettilo nel momento brutto e poi vediamo ragazzi. Ciao entra nel Milan nel momento più brutto possibile. La svolta arriva con Ciao. Ciao entra quando perdevamo tutte le partite. Quindi lui è entrato nel momento più brutto. Allora dico, l'avremmo messo nel momento più facile. Sarebbe stato un inserimento ancora più agevole. Ma non voglio tornare su Ciao e non voglio fare neanche polemica. Dico che sugli altri, obiettivamente, non abbiamo la certezza. Che... che non siano giocatori da Milan ecco una cosa la voglio dire non ho ancora realizzato la copertina del video ma immagino chi, chi potremmo mettere chi invece forse può avere qualche spiegazione in più perché qui c'è una natura diversa rispetto al discorso tecnico ma anche un po' compartamentale caratteriale è Serginio Dest Serginio Dest per il quale io sono rimasto stupito è arrivato comunque un ingaggio non, non basso eh, prima operazione vera di eh, Redbird che si era appena insediato, ha deluso. Lui ha deluso motivi fisici perché ha avuto diversi problemi, eh, prestazioni, qualche volta ha fatto qualcosa di buono, ma obiettivamente troppo poco. Ricordo una cosa non buona, ad esempio, il rigore eh, regalato al Napoli con quell'intervento, sicuramente sbagliato. Ecco eh, nella, per la serie, chi l'ha visto. Il signor Serginio D'Est non vede il campo dal 24 gennaio. Da due mesi aveva giocato contro la Lazio, poi aveva avuto un problema muscolare per tre partite. Poi col Monza va in panchina, un altro problema non meglio identificato. Ma mi dicevano che lui era in quel momento non esemplare nella sua attività professionista a Milanello. In panchina con la Fiorentina, non convocato con la Serenitana. E neanche con l'Udinese Qui c'è una spiegazione di natura professionale, caratteriale Perché ci sono dei comportamenti, mi dicono, mi dicono che, che non sono piaciuti Quindi capisco perché lui sia finito fuori progetto a oggi Ed è un peccato perché come abbiamo giocato nelle ultime partite Con il 3-4-1-2 eh, o 2-1 che dir si voglia Secondo me lui sarebbe stato un perfetto interprete sulla fascia sinistra quindi questo lo capisco. Altre cose invece non le capisco. Ad esempio, ad esempio eh, poi dico sempre che la quotidianità di Milano la, vi la vive Mr. Pioli. No, però ci sono delle domande senza risposta. Anche qui Pobega Pobega che complessivamente. Io mi aspettavo di più da Pobega, lo dico lo dico proprio come, come tipo di giocatore, come eh, livello tecnico, capacità di incidere, di stare comunque in una grande squadra in prima eh, eh, e anche da titolare. Pobega quest'anno ha fatto in totale 21 gare, ha fatto anche due gole, eh. uno in Champions, uno in campionato, e questa è una qualità che aveva anche alla Spezia, al Torino, eccetera, eh, però anche qui per la serie X-Files... Tommy Povega arriva da in campionato, senza parlare delle due di Champions, sei panchine consecutive. Aveva fatto un minuto col Toro, panchina con l'Inter, partita intera col Sassuolo dove erano andati male tutti. e Diciamo che anche lui sostanzialmente non vede il campo da due mesi. Mentre prima giocava, eh. Sì, è vero che poi rientra Krunic, però tra giocare anche con discreta continuità perché lui fa da titolare. Sei partite in campionato, concentrate in quel periodo, tra il giocare e non vedere mai il campo, dico boh. L'ho detto che a me lui era piaciuto molto nel ruolo di, di guastatore sulla tre quarti contro la Juventus nel 4-2-3-1, cui spero si possa tornare per dare più equilibrio con un centrocampista aggiunto. Però, insomma, anche qui, boh. È importante tenere coinvolti i giocatori, è importante avere la coperta lunga. Devono essere validi e devono sentirsi comunque anche coinvolti. Poi... Eh, proseguiamo in questa escalation Di misteri e, e qui è un peccato Perché noi non abbiamo il sostituto di che sì Perché non l'abbiamo neanche mai Veramente provato Aster Vranks Detto Asterix per gli amici Lui altro caso più che singolare Diciamo che comunque ha giocato poco Appena 70 minuti Non ha fatto la Supercoppa Ha fatto poco 83 minuti in Coppa Italia Non è nella lista Champions Però anche qui gestione secondo me particolare perché lui fa in campionato 12 minuti la seconda, poi due panchine, 6 minuti contro la Juve, panchina, 12 minuti contro il Monza, tre panchine, poi 15 minuti, 5 minuti, eh, 16 minuti, 4 minuti. Poi 3 4 5 6 7 8 9 panchine di fila. Ora va bene tutto, lui paga l'errore con la Roma, quella punizione su Dybala però io come caratteristiche non lo vedevo malaccio. E continuo a non vederlo malaccio. Tra l'altro, il Milan pare che comunque voglia provare a riscattarlo con dello sconto dal Fosburg. Quindi non è che anche il Milan società ritiene che sia un acquisto sbagliato. Però. però non vede mai il campo. Non vede mai il campo. E è il risultato che giocano comunque sempre gli stessi. E... E ovviamente un giocatore giovane poi perde la fiducia, questo è inevitabile. Mi dispiace, ripeto, perché per me a 20 anni Branks ha delle caratteristiche che valorizzate potrebbero comunque fare al caso del Milan e al caso del tipo di gioco di, di mister Pioli. E poi c'è lui, poi c'è lui, c'è lui, io. In estate ero stato piacevolmente colpito da lui, è vero che erano spesso vole contro squadre di altre categorie, ma ha giocato anche contro squadre più del nostro livello. Yassin Adli, che Pioli per forza di cosa aveva dovuto studiare, aveva avuto il tempo di conoscere il giocatore, anche se quando arriva la giornata del, del raduno chiedo proprio al mister che tipo di giocatore, e lui mi aveva detto devo un po' inquadrarlo, no? Quindi già non l'aveva capito e mi sembra che non lo ha capito anche dopo che i due non si sono capiti. In totale in Serie A 121 minuti, pochissimi, e a bilancio 8 milioni e mezzo comunque, che non sono due fragole e un casco di banane. E Adli... Gioca la terza 29 La quarta 17 Poi due panchine Poi 8 minuti contro Napoli Titolare a Verona La gara secondo me meno indicata 60 minuti in cui non fa bene Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Panchine di fila Poi 7 minuti con la Fiorentina In cui fa quel tracciante Tra le linee molto complicato per Salemakes Che poi dalla teo che segna Dici vedrà ancora un po' il campo No, altre due panchine una volta titolare, e è rimasto in panchina 22 volte, in totale 5 presenze, però ha giocato sempre pochissimo. 22 anni, non sarà, non sarà Zidane, ma non credo che possa neanche essere paragonato a, alla riserva della, riserva della riserva della riserva. Cioè, lui ha l'impiego quasi di un primavera, che magari ti porti ogni tanto per necessità. E per me è un peccato, è un peccato perché mi sembra che comunque le qualità le aveva. E, e tutto questo per dirvi che cosa? Chi li ha visti? Chi li ha visti? Sinceramente a me dispiace molto per Vranks, dispiace per Adli, eh, sono stupito dal fatto che Pogbega non stia vedendo più il campo, su destro ho capito il perché. Però in una stagione in cui le cose vanno male... Secondo me vanno provate delle alternative Poi tu dici ci sta Se non parto dalle certezze Metto i giovani Non vado da nessuna parte Delle volte secondo me serve un po' di coraggio E credo che in questa stagione Questi meritassero di vedere un po' di più il campo Soprattutto Vranx e Adli Perché rientravano comunque in un progetto Scelte societarie Che più è evidentemente acclamorosamente Usate ente ente eh, bocciato Eh però hai sempre bisogno prima o poi, non è che puoi giocare sempre con gli stessi. Il risultato è che poi oggi Tonali ha la lingua di fuori e sta facendo un po' fatica a livello atletico a rientrare perché comunque in precedenza era stato anche un po' spremuto. Il risultato poi è che Adli ovviamente non può essere felice e se lo fai giocare 7 minuti è difficile ti faccia la differenza, ma comunque in quella partita l'ha fatta. Dice adesso sfruttiamo, no? Non si sfrutta neanche il momento che può essere positivo. E qui capisci che si arriva poi all'estate con eh, bocciamo questo, bocciamo quello, bocciamo quell'altro. Non lo so, tutti insieme abbiamo proprio sbagliato tutto. No? Oggi il giudizio è negativo, però secondo me meritavano qualche occasione in più prima di dire no, tu non sei da Milan. Questo è il mio punto di vista e sono curioso ovviamente di leggere qui sotto il vostro. In particolare, due misteri, secondo me. Che sono Vranks e Adli. La loro gestione, secondo me, è particolarissima. Perché poi il mister dice: 'No, li vedo pronti, hanno fatto bene, poi devo fare delle scelte.' Tradotto. Tradotto, non giocano mai. Boh, e... poi capisco adesso ci sia, po ci sia anche Krunic, Quindi ben asserto Nali Krunic questa la sia la gerarchia. Però Krunic ha fatto anche un periodo lungo senza. Eh, senza essere disponibile In quel periodo secondo me un Vranx in più L'avremmo potuto mettere nella mischia eh, In campionato qualche volta in più mm, Con l'Atalanta 2-0 Buttalo dentro gli ultimi 10 minuti eh, Non lo so Non lo so Col Monza il 22 ottobre Facciamo 4-1 eh, Caspita lì fallo giocare Invece si punta soltanto Sui come nuove su Decatelare, perché è stato, è stato pagato 35. È vero, si ha il dovere di provare a estrarre valore, però senza dimenticare chi sta dietro, senza lasciare indietro nessuno. Boh, non lo so, volevo condividere con voi questa analisi rispetto a tante cose un po' misteriose, qualche peccato per quanto mi riguarda. Ditemi che cosa ne pensate, iscrivetevi qui sotto, commentate numerosi, lasciate un like e ripeto... Ditemi il vostro punto di vista magari nei singoli casi. Iscrivetevici conto. Ciao.